fatica a muovermi in generale perché sono anziano. L'età. Ma visto che faccio fatica ad andare ad altre fiere, ho chiesto che le fiere venissero qua. È giusto così. Va bene, allora. Oddio, no. Non ho sentito modo l'applauso prima, così almeno ci carichiamo un attimo. Intanto abbiamo il tempo anche di bere un po'. Allora, non ho qui moglie né figlie, quindi non è da me bere due birre alle 3:30. Sa. Quindi non riprendetelo, che sennò poi dopo a casa lo vedono. Fai guardo, vedi? Lui proprio ci ha preso in parola. Va bene, facciamo una sorta di intervista, quindi inizierei con la prima domanda. Così sì. Dici? Mi chiamo Marco. Allora, la prima... ho 32 anni. Non bevo da 10 secondi. Esatto. Allora, prima domanda un po' difficile, un po' profonda. Capisco se ti senti un po' in difficoltà a rispondere, però io comunque ci provo. Come stai? Abbastanza stanco. Come mai? No. La vita che mi percuote. No, come qualcuno di voi saprà, a novembre ho cominciato il trasloco che è andato avanti e non è ancora terminato ed è stato abbastanza complesso quest'anno riuscire a girare il caro Farenz che scrivo di Natale, perché tra gli scatoloni che si vedevano nel video ho tremato duro. Ce l'hai al contrario, dirlo, ecco. Che cazzotte, figa. Oh, meraviglioso. Quella della cacciotta la vogliamo raccontare, no, perché beh, ci sono talmente tante cacciotte che diciamo è un che peccato. Nella prima posizione di quest'anno, il caro Farenz ti scrivo, ho inscenato una gag inneggiante a Napoli e ai napoletani, che sono persone molto colorite anche, e tra cui prendevo qualche termine tipo Ultramamur o Goppina o tale quale, anche l'hai usato, e poi basta, solo lì. Va bene. E invece il trasloco, diciamo che ogni anno quando vengo qua si riprende i tormentoni dal caro Farenz ti scrivo passato il mese scorso. Quello ci sta, è una roba fresca. Invece volevo sapere le ripercussioni del trasloco sul mio caro Farenz ti scrivo. Sul mio fisico meraviglioso. No, le ripercussioni sul caro Farenz ti scrivo è che sono arrivato veramente impiccato, perché volta sembra una cazzata, però registrarlo tra... in tutti i vari spezzoni di tempo libero, che è sempre meno, certo, specialmente in una situazione così precaria come appunto un trasloco, insomma è stato complicato, dai, però alla fine l'abbiamo portata a casa. È uscito anche in orario, certo, è stato tutto perfetto. Sono capace anche di programmare le uscite, quindi che per me è già qualcosa di assolutamente complesso. Poi niente, io ho preparato delle altre domande. Bene. Tipo la prossima era, che secondo me è una cosa che interessa un po' a tutti. Qual sì. è il dittatore estero, il tuo dittatore estero preferito? No, nessuno. No, sto scherzando. No. Stavo scherzando. No, una cosa che mi interessa, a parte parlare della tua vita privata, che è sempre molto interessante, appunto, adesso c'è il trasloco, potremmo anche parlare solo di quello, sì, probabilmente, sì, perché comunque un trasloco, due bimbe piccole, deve essere una roba veramente incredibile. Però secondo me col fatto che adesso su YouTube la flop 10 e la top 10 non escono, magari arrivano, la fate su Twitch, sì, esatto, adesso con calma. Esatto, però magari qua anticipiamo un po' al grande pubblico di Ultracon, magari quelli che non hanno seguito la diretta, Ale, si può fare qualche spoiler, se hai voglia. Facciamo uno spoiler, diciamo, della prima posizione, di entrambe. Allora, quest'anno ho voluto premiare nella top 10 un gioco che mi ha veramente colpito in maniera anche abbastanza inaspettata, perché è un genere di gioco da cui mi sono un po' allontanato negli ultimi anni, cioè le avventure narrative. Mi sta abbastanza sul cazzo chiamarle avventure grafiche, perché per me le avventure grafiche sono un'altra cosa, sono cose da un po' più anziano, diciamo. Però ecco, il titolo è As Dusk Falls, che ho giocato grazie al Game Pass, probabilmente se non fosse stato nel Game Pass non so se l'avrei provato, è stato quindi una doppia scoperta, ed è stato un titolo che mi ha veramente rapito, perché nel giro anche di, se vogliamo, poche ore, perché rispetto ai giochi, alla media dei giochi di oggi dura molto poco, non so se sono arrivato a 10 ore.
però ah, ecco, figa. I personaggi, il protagonista, i protagonisti, diciamo, sono caratterizzati in maniera, secondo me, veramente eccellente, e sono riusciti a trasmettere in maniera molto efficace gli stati d'animo soprattutto dei protagonisti. Poi nel momento in cui si parla di un padre con prole e con problematiche che appunto succedono nel gioco, insomma, come sfondano una porta aperta. Diciamo, secondo me, una cosa che ha aiutato a fartelo piacere è il fatto che è corto, dimmi la verità. No, perché così è vero, sì, che alla nostra età i giochi corti li apprezziamo di più. Cioè, per dire, ho cominciato il weekend scorso Alan Wake 2, che comunque rispetto alla media dei giochi di oggi è un titolo tra virgolette breve, perché dovrebbe durare tra le 15 e le 20 ore. Sto facendo fatica perché ci sono dei punti in cui, cioè, capisco quello che devo fare, ma cioè, ci vuole un po' di tempo per raggiungere il tuo scopo. E nonostante sia un gioco sicuramente interessante, soprattutto per dei colpi di scena o qualcosa che ti viene accennato e che capisci che verrà spiegato nel corso delle ore, però ecco, un gioco che già in un paio di punti mi ha fatto dire: porca troia, qua è meglio magari passare a qualcosa di più immediato. Capito. E invece allora facciamo già lo spoiler anche della flop. Va bene. Quest'anno ho messo in flop 10 al primo posto un titolo su cui avevo grandi aspettative, perché riprendeva il gameplay di una trilogia che io amo, cioè quella di Bioshock, e che speravo che appunto potesse ripercorrere parte della magnificenza di Bioshock. Questa è la birra che parla. Che è la prima, comunque. È la seconda, tesoro. No, è la prima, sta riprendendo. Sì, sta arrivando la terza, la seconda. E, il titolo è Atomic Hearts, che è stato, aveva delle ottime premesse, sia dal punto di vista del gameplay, sia, una volta cominciato il titolo, anche dal punto di vista della trama, invece si è rivelato essere veramente un titolo per me deludente, soprattutto nel momento in cui, diciamo che dopo poco, un'ora, due, il titolo sembra esplodere, però è un'esplosione veramente pessima, perché il titolo comincia ad essere aperto, comincia, cioè, a proporti delle dinamiche che in un titolo così non mi sarei aspettato. Grazie, grazie Carmen. Bel applauso per lo spoiler top 10, flop 10, eccetera. Magari sono tutti amanti di Atomic Hearts. Magari è piaciuto a tutti quel gioco lì, non è piaciuto perché non hai tempo di giocare. Era lungo forse anche. Non era corto, diciamo, per il titolo che era, ecco. Non l'hai finito? No, no. Ah, l'hai finito? Sì, ah, ok, sì, è giusto, è vero. Perché la regola della flop 10 era che i giochi comunque li dovevi finire. Calma. Una volta. Sei molto bravo. Esatto. Fino alla generazione, metà generazione PS4, sì. Diciamo che la regola era quella. Anche perché, vabbè, avevo più tempo e tutto quanto. Adesso no. Cioè, se un titolo vedo che proprio mi straccia le balle, lo mollo. Ho fatto un calcolo quest'anno, delle 10 posizioni ne ho terminati 4 della flop 10, tra cui Atomic Hearts. Ho comunque voluto portare a termine perché ho detto: cazzo, magari andando avanti migliore. No. Nella top 10 invece li hai finiti tutti. Quelli assolutamente sì. Bene. Poi dando per scontato che io, dunque, la top 10 l'ho fatta con Alessandro, non questa. Alzi settimana. La mano, Alessandro. Eccolo. Bravo Alessandro. Bravo Black Prince. Sempre bello, sempre giovane. Diamo per scontato che, avendo fatto la top 10 10 giorni fa, io mi ricordo quali siano tutte e 10 le posizioni. Non è così, dovrei controllare sul cellulare, però sono abbastanza certo di averle terminate tutte. Puoi controllare se vuoi. Non mi sembra elegante. Siamo in famiglia. No, ma non si scandalizza nessuno. Non mi sembra elegante invece arrivare con la birra proprio da bon ton. Allora, adesso invece c'era una cosa che ti volevo chiedere. Discorso in YouTube Italia.
ci sono dei tuoi colleghi che stimi particolarmente al momento? Così magari diamo anche dei consigli a qualcuno che ci guarda per andare magari a vedere qualcuno. Guarda Marco, ecco, per esempio lui, non seguitelo. Non, alzi la mano, ha alzato la mano, bravo, prima uomo che lo dicessi. Uomo che sapeva troppo. Eccolo. Diciamo che io ho sempre apprezzato coloro che hanno sfruttato, ma sfruttato nel senso positivo, YouTube come una sorta di vetrina per dimostrare di essere in grado di poter fare altro oltre a fare cazzoni di fronte a una telecamera, a una webcam. Per esempio, cioè, i tre che mi vengono in mente, vabbè, Jack che l'ho trovato qua prima. Jack Nobile. Jack Nobile. Conoscete tutti Jack Nobile? Sicuramente. Ok. Vabbè, poi Dario Moccia e Mark De Hammer anche, per esempio, perché vabbè, lui proprio ha dimostrato il talento nel saper non solo fare quello che fa, cioè suonare bene, ma anche intrattenere tramite i suoi video. Quindi veramente tanto di cappello. Lui è veramente bravissimo. Sì. E qualcuno magari meno conosciuto che per caso hai scoperto? No, c'è troppo cose, troppo da lavorare. È sempre lui, è sempre quello. Riparliamo ancora di lui. Ma che cosa fa quel ragazzo lì, a parte alzare la mano sempre? Guardare il cellulare, guarda il cellulare, la cicca. Vabbè, parla di... lui è un grande fan di fumetti, di serie TV, di film, quindi l'argomento è... in particolar modo direi anche della Marvel. Ho detto bene? No. Della DC? No. Ma... a me è una cosa che ha sempre affascinato... Marco? No, di Marco, te, il fatto del caro Fares ti scrivo, il fatto che rispondi anche alle mail magari più volte, anche questi trogloditi che ti chiedono cose strane, mi piace tantissimo questa cosa, mi diverte tantissimo, ma tu riesci a mettere tutto nei video o qualcosa non lo metti ogni tanto perché dici no, questo è troppo? Allora, la regola è abbastanza semplice, cioè nel momento in cui uno mi scrive delle troiate, perdonate il francesismo, apposta per entrare nel caro Fares ti scrivo, soprattutto attorno a dicembre, ecco, quando siamo in periodo, allora no. Quelli li becchi subito, quelli che... Li seguo a prescindere. Se invece qualcuno lo fa in maniera divertente e non me ne rendo conto, ben venga. Cioè l'importante per me è divertire in nel video natalizio, no? E poi invece ci sono quelli che lo fanno con cognizione di causa, cioè che proprio sono dei rimbambiti e quindi vabbè. Sì. E non c'è nessun tipo di censura nel caro Fares, no. Mai. Non c'è mai niente che dice no, questo è troppo. Cioè ho messo anche quello che voleva fare lo scambismo con mia moglie. Quello che era veramente. Alzi la mano, chi è stato? È stato, dicono lui, quello che riprende, fra l'altro. Cioè, ti sta facendo il video dove bevi apposta, esatto, per farlo vedere poi a tua moglie nella speranza di... E fate il numero. È bello che c'hai il numero della moglie. Ecco, c'hai anche il numero della moglie, vabbè, sì. Ma allora è finita. E poi non saprei veramente più cosa chiedere, perché io so veramente, cioè, quasi tutto di te. Abbiamo anche parlato prima. Diciamo che, vabbè, come... e ci rivediamo alle fiere, così vedo molte facce che nel corso degli anni si sono riproposte. Sì, anche io ci sono rimasto un po' male che non c'è nessuno con la tua maschera come è capitato a Mantova. Era stato veramente molto bene, però adesso salta fuori. Sì, vabbè, non è che la scamorza sia la mia maschera, ecco. Però ecco una cosa, adesso, un momento serio che mi fa enormemente piacere, che cioè, stando su YouTube, su Twitch, che sono piattaforme, diciamo, molto effimere, cioè le mode sono molto passeggere, no? Però avervi qua davanti in così tanti, adesso piango, avervi qua davanti in così tanti, così, dopo tanti anni, fa enormemente piacere, anche perché, come dicevo prima, rivedendo certe facce, vuol dire che anche se con meno presenza, insomma, rispetto ai primi anni, quello che faccio continua a piacere, almeno me lo auguro, ecco, quindi fatemi un applauso. Comunque, ad
adesso va bene che noi siamo di una generazione dove abbiamo, dove ancora il contatto fisico è importante, quindi vedere anche la gente di persona fa tanto piacere, però magari questa cosa qua la, la gradisci di più adesso con Twitch, che rispetto a YouTube avevi un pochino più di distacco. Con Twitch invece riesci anche a parlare mentre giochi direttamente, allora, con la gente, questa cosa qua ti avvicina ancora di più al pubblico. La cosa che ho sempre detto da quando ho cominciato a fare Twitch, che non ricordo quando fu, settembre 2020 credo, a lei è buona, conferma, esatto, è che paradossalmente io ho cominciato nel 2008, quindi 12 anni prima su YouTube, però è stato da quando sono andato su Twitch che ho coronato quello che mi sarebbe piaciuto fare fin da subito, cioè cazzo, chiacchierare con i ragazzi dei, di videogiochi, ma anche non, non solo di videogiochi, vis-à-vis, ok? Quindi, ripeto, nonostante gli anni passino, insomma, sono tanti anni ormai che minchia che sono in rete, fa enormemente piacere avere ancora un seguito, sicuramente. Sì, beh, il seguito ce l'hai anche fisico e questo è molto piacevole. Su Twitch adesso io non so, tu quanto riesci a stare su Twitch ultimamente? Questo è un po' un punto di domanda, cioè in genere cerco di fare almeno 3 live alla settimana, che non è tantissimo per uno che sta su Twitch, ma che magari è tanto per uno che sta su Twitch a 42 anni. Soprattutto con anche un lavoro e altre cose. Mannaggia, cazzo, il lavoro, No, beh, a parte gli scherzi, ovviamente è sempre stato un passatempo, sempre lo sarà, però il poter fare 2 chiacchiere in quelle brevi sessioni di tempo libero, proprio un po' anche solo per, insomma, per sbollire i, diciamolo pure, i cazzi quotidiani, è un toccasana. Io sia i video, ma soprattutto Twitch adesso muoio, grazie, soprattutto con Twitch ora, è un'attività che mi fa bene. Ok, quindi lo fai anche più per te forse? Sì, ma l'ho sempre detto, ancora all'epoca di YouTube. Va bene, potete allora tranquillamente andare a fare in culo tutti quanti. Sì, andiamo a fare in culo, ragazzi! Allora, parliamo magari di una cosa che di solito qua sul palco, quando ci facciate chiacchierate, non parliamo mai. A parte i videogiochi, cos'è che ti appassiona durante la tua vita, quella che invece non condividi con loro? Allora, calcolando che mi vedono in mutande praticamente tutta estate, è difficile dire che c'è qualcosa che non condivido con loro. Tuttavia, no, vabbè, in genere in live parlo quasi sempre di videogiochi, magari qualche film, qualche serie TV. Sì, diciamo che nel tempo libero, a parte questione Twitch o YouTube, Twitch soprattutto, il tempo libero è o Twitch o videogiochi. Magari ogni tanto riesco a ritagliarmi del tempo anche per serie TV, tipo adesso sto recuperando a distanza di millenni Peaky Blinders, per dire, no? Mi sta anche piacendo, quindi bene così. Quindi adesso ci sono diverse stagioni, con tutti questi impegni, tutte queste cose, probabilmente verrai una puntata al mese. Ora che vai in pensione ce la fai finire. Ce la possiamo fare. Va bene. Io direi che possiamo già passare a qualche domanda, perché sono venuti tutti per te, sono qua che sono contenti, avranno qualcosa da chiederti o no? Guarda già quante mani. Abbiamo una valletta, scusate, che prende le domande dal pubblico, o faccio io la valletta? O un valletto, perché siamo moderni. No, guarda, sarei andato io, ma con una così bella valletta, onestamente, allora sto qua e mando. Diciamo un applauso alla valletta. Ok, eccomi qua. Allora, io le prime mani alzate le ho viste là. Mi sto cagando qua sotto, perché c'è del film. Ciao Farenz, sono Leopard 02.
Parla più forte che ti senti a poco. Sono lei, c'è il feedback. C'è il feedback. Che c'è il feedback. Fai un passo indietro. Ok, posto. Sasa, va. Sabica. Sono Leopard 02. Sì. Come ben sai, la mia generazione è composta da ragazzi debosciati. Pezzo di merda. Sboccati. Soprattutto nella chat in game, nei forum. Invece nell'angolo vigono delle regole molto ferre, perché chi per esempio bestemmia viene bannato. Bannato che significa che gli viene impedito di continuare a scrivere. Ma i ragazzi osservano questi limiti? Sì, abbastanza. Ciao Mara. Ciao. Allora, all'inizio dell'intervista ti sono state poste due domande, sostanzialmente sono quelle del podcast Tintoria. Okay. Sì, me le hanno suggerite apposta dicendomi quello. Ecco, perfetto. Allora, c'era anche la terza, non ho avuto il cuore di farla. La faccio io, non okay. C'è problema. Allora, in Tintoria c'è una rubrica standard che si chiama Cacare in discoteca. In sostanza ti si richiede un evento in cui hai esclamato no, Dio ti prego, non qui, non ora, e invece sì, proprio lì e proprio in quel momento. Quale posto più emblematico della discoteca per far succedere una cosa del genere? Ora, non per forza in discoteca, ma... Sì, anche perché con la discoteca non è che... Ecco, appunto. Se ti è successo, ce lo potresti raccontare, sia se ci sei riuscito, sia se invece è finita male. Diciamo che per forza ci sono riuscito, perché... Però diciamo che anni fa mi è capitato di dover essere... dire invitato caldamente a presenziare a casa del capo dei capi dell'azienda dove lavoravo all'epoca, ed era un pranzo anche diciamo piuttosto intimo, perché non eravamo in tanti. Perché eravate nudi? Non eravamo nudi, in un pomodoro intimo. E durante il pranzo è successo l'irreparabile, e quindi ho alzato la mano e ho detto sorry, dov'è il bagno, perché cominciamo a sudare, quindi sì, direi che a casa del capo è stata quella migliore. A casa del capo è effettivamente bella, veramente bella. Grazie, un applauso alla cacca a casa del capo. Ecco, questo direi che è il livello medio del... Qua abbiamo una domanda un po' condivisa, eh? Sentiamo. Ma Baldur's Gate, quindi. Cosa ne pensi? Si gioca, no? Dai. No. Dai! Perché? No. Allora, diciamo che Baldur's Gate 3 mi attira tanto. Soprattutto perché mi avete martoriato le palle per mesi con sto cazzo di gioco che so benissimo che... Prego. No? Che non è un gioco adatto a me. Grazie per averci dedicato uno spazio apposito. Delle mie palle. Sì. È un gioco che mi fa molta paura, ma non tanto per il quantitativo abnorme di ore necessario per portarlo a termine, perché voi mi insegnate che non è tanto il termine, ma è minchia, cioè figa il viaggio, cioè tutto, no? Ok. Ma è proprio il gioco in sé che mi fa molta paura, anche perché cazzo visivamente mi sembra un gioco da giocare esclusivamente su PC, quindi PC merda, e quindi non... Grazie, sapevo di aver avuto niente. Ricordiamo 90 ore su Vampire Survivors. Sì. Bravo Tom! Confermo. Io vorrei anche una spiegazione a quei tre cartelli là. La Wii, la Switch, la Wii U, pezzi di merda! No, perché io, come Marco, come tu saprai, le console Nintendo sono da sempre state maschili, ok? Quindi nel momento in cui sento la Switch e la Wii U, a me girano i coglioni. Tutto qua. E quindi no, Baldur's Gate non credo lo vedrò mai. Prego. Allora, nella tua carriera, a un certo punto, hai ripensato di tornare su YouTube, ma intensamente, visto le possibilità che dà economiche, cioè passate. Noi ti vogliamo, no, di nuovo, in
davanti all'Ego al 100%. No, vabbè, adesso a parte le battute, fare le live su Twitch al pomeriggio rispetto ai video tra virgolette preparati è sicuramente qualcosa di diverso, questo è poco ma sicuro. Non ti nascondo che mi piacerebbe ogni tanto riproporre qualcosa su YouTube, solo su YouTube, ma non ho il tempo. E come dicevo prima, avendo questo bisogno fisiologico di dover fare quattro chiacchiere al pomeriggio con i ragazzi, mi diverto molto di più così. Quindi vado avanti con Twitch. Ti amiamo! Grazie. Aiuto! Tutti dei feedback che mi stanno dando, che è meraviglioso. Io nel frattempo invece sto ancora pensando, ma come, cioè, la chiamo anch'io al femminile la Switch? È un problema grosso. Ma non è. Però sto pensando, quindi al maschile come diventa? Lo Switch. Lo Switch. No, dai. No, non ce la faccio lo Switch. Cioè, lo Switch è quando cambia la qualcosa. Prima console Nintendo che ha avuto qual è stato? Il NES. Poi? Lo SNES. Ah, lo SNES invece è proprio bello per l'orecchio, vedi? Ma il Covid? L'acqua. Li alzano ancora il GameCube, attenzione, esatto. Attenzione, si esatto. Salvano all'ultimo. Appunto, cioè, siate coerenti con voi stessi, la GameCube, la cubo, andate a fare il culo, va. È diventata femminile effettivamente quando è arrivato il Wii, è vero, da lì è cambiato tutto. Con l'ADS. Ciao Marco. Poi la mia domanda è più o meno, vorrei essere curioso di capire ogni anno quante mail ricevi, perché quando andava di moda l'angolo, quando stavo su YouTube, un pezzo di merda, perché non va più di moda l'angolo, l'angolo va sempre di moda. Io lo seguivo volentieri, nel senso, ho visto pure il nuovo blog, quindi in realtà mi fa piacere che ogni tanto scrivi ancora. Però parlo proprio di ormai anni fa. Ah sì, comodi. Là ci sta che ricevivi 10-20 mail al giorno, tutti i giorni. Quindi proprio quando andavi a fare l'angolo del caro Farenz ti scrivo, immagino che di materiale ce n'era un sacco. Sì, sì. Magari anche adesso investi su Twitch, perché 1000-1500 views, oppure io non è da capire. Perché scrivi troiate, magari. Però magari quando era tipo 16, 17, 18, come facevi a farlo là, il caro Valens? Perché non, immagino che non c'era più quel flusso di mail. Ti dimentichi di una cosa, cioè che nel frattempo sono cambiati anche i metodi di comunicazione. Cioè, mentre all'epoca sostanzialmente interagivi con me o tramite i commenti su YouTube o tramite mail, adesso c'è e Telegram, e le mail, e Twitch, l'ostia, la Madonna, cioè. Quindi si sono diversificati i metodi di comunicazione, ma lo dico spesso anche nei caro Farez ti scrivo, che non so, questo era un commento su Twitch, questo dalla chat di Telegram, cioè è solo cambiata la tipologia magari di metodo di comunicazione con me, tutto qua. Quindi anche i commenti su Twitch regalano forti emozioni. Hai voglia. Tipo l'altro giorno è stato, intanto che ero in live con Ale, cazzo non mi ricordo, sì no era Twitch, uno salta su e fa, no ma guarda che la Nintendo non farà mai la console successiva, lo Switch, perché hanno venduto 130 milioni di console e quindi allora non gliene frega un cazzo di capito. Ma perché? Figa. Cioè allora saremo ancora la PlayStation 1, no? Uno scienziato. Ho fatto uno spoiler su caro Fares, ti scrivo 2024 16. Sei già puntata quella. È qualcun'altra, dai, cioè, insomma, ci sarà. Sono sempre miliardi di commenti. Ma me l'hai detto su perché Twitch. Devo leggere, non la so a memoria. Non sono per buono. Qualcos'altro di molto bello ce l'hai da condividere con noi. No, vuoi sentire la domanda? Certo. Marco, volevo farti una domanda. Col foglietto non sono Birbone, quindi non sono ai tante come Birbone.
Una domanda tremendamente banale, ma al tempo stesso profonda, in una maniera sconcertante. Marco, chi è Fares? Come chi è Fares? Tu sei. No, tu sei Fares. No, tu sei Fares. Che scemo. No, scherzi a parte, scherzi a parte. Vista la fine del video del caro Fares, no? Ci confermi che quest'anno ci sarà? Sai già più o meno se avrà una struttura? Quest'anno è stata una situazione un po' strana, no? Perché alla fine del video dicevo, figa ragazzi, un po' anche spaventato da quello che è successo quest'anno, cioè arrivare veramente impiccato perché non avevo tempo di registrare, eccetera. E allora ho detto, ragazzi, sono 15 anni che faccio caro Fares e scrivo, adesso calma perché non so, cioè il mio problema è registrare, perché in genere quando comincio a registrare, che sono i primi di dicembre, sì, stabilisco la classifica e via. Però siamo al 20 di gennaio e non dico di essere quasi a posto per l'anno prossimo, però ecco, vi ringrazio per le cagate che scrivete, perché sicuramente quest'anno comincerò a registrare tipo d'agosto, in modo tale da arrivare tranquillo per il 24 dicembre, poter fare il caro Fares scrivo 16. Altre domande? No. Ciao Marco. Oh, dove sei? Mi ha ricordato. Ecco. Allora, io vengo da Napoli. Ah! Sono qui per rappresentare il mio popolo dell'anno, lui napoletano. Volevo solamente dire che noi a Napoli non è che dicimmo tra mammura. Dicimmo tra mammura. Ascensore. Però ci sta qualche... Stai sano, in una maniera, ma veramente depresso. Ma ci sta, perché per esempio qua da noi la scopa, c'è chi la dice la scua, e invece è la scarnera. La scarnera, okay. Ecco, vi ho dato anche un altro che giochiamo in cremonese. In realtà avevo anche una domanda. So che non ti interessa più di una volta YouTube, neanche spiegare le tue motivazioni, però volevo sapere se magari c'era la possibilità, magari come in passato, di fare anche video brevi, tipo le famose facce da nerd, magari. Ma anche video di 2 minuti, se avevi mai pensato a una cosa del genere, se ti interessava rifarmi, se c'era qualche argomento anche breve di cui volevi parlare. Solo questo, grazie. Grazie a te per la domanda. Gli argomenti ci sarebbero, perché vabbè. Però ti dico la verità che quando riesco, preferisco che quando c'è l'argomento di cui voglio parlare, ne parlo in diretta, magari anche con ospiti, in modo tale da avere una sorta di feedback immediato con qualcun altro, e da lì nasce la live, nasce la discussione, no? Cosa che YouTube non ti permette di fare. Ma alla fine ti dico la verità, ok, i video preparati, tutto quanto, eccetera, però lo spirito di quello che ho fatto prima e che faccio oggi non credo che sia cambiato più di tanto. Sì, ok, le battute, tutto quanto, cioè, però alla fine io sono io, cioè quello che vedete, che vedevate nei video, che vedava, e che vedete oggi su Twitch, non credo cambi più di tanto. Cambia la formula, cambia la velocità con cui uno entra a contatto con il pubblico o con l'ospite, però sostanzialmente sono io. A caso. Già che sono vecchio, figa, non sento. No, tipo, magari, non so se può capitare anche che sposterai oppure farai live anche su YouTube. No, a dire la verità non ci ho mai pensato, forse l'avevo fatto una volta per provare così, però già faccio fatica, e lo sapete benissimo, a impostare tutto quanto per far sì che la live funzioni su Twitch. Per YouTube dovrei studiare, ecco, se magari non sta, vai in diretta, è finito. Silvio annuisce con l'ennesima tristezza nel cuore. Prossima domanda. Ciao. Ti volevo chiedere, hai mai giocato dei RPG Connection? Non è che sono su tutti i Starfield, perché è un po' RPG Connection.
Sicuramente sì, con la memoria devo tornare indietro di diversi anni, anche perché l'ultimo CDR vero e proprio non ricordo quale fosse tra quelli che ho giocato, diciamo negli ultimi anni. Io ho due riferimenti come miei tre, come miei giochi di ruolo preferiti, che sono Final Fantasy VII, Final Fantasy X e Lost Odyssey su 360. Quelli lì rimangono i miei punti di riferimento nel genere dei giochi di ruolo puri. Grazie mille. Grazie a te. C'è una mano alzata. Ciao Marco. Voi? Adesso che sono passati parecchi anni. Te sei di Cremona? No, sono di Piacenza. Bastardo! Lo sapevo. Diciamo che erano tutti direzionati verso il risparmio, ok? Diciamo che io ancora non al 100%, però porto avanti l'amore per il brand, perché per quanto io dica no, non ci voglio più giocare così, l'unico con cui sono riuscito a mantenere integerrima la mia posizione è stato Valhalla. Quando mi hanno proposto Mirage l'anno scorso ormai, cioè spacciandomelo per un ritorno alle origini con un gioco più compatto, più breve, così, ho detto va bene, lo compro, ed è un altro gioco che in buona sostanza non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché sì, è vero, è più corto, però dalle origini riporta solo quantitativo di ore necessario per portarlo a termine, per il resto è comunque un Assassin's Creed moderno, quindi no, mi prometto di non comprare più un Assassin's Creed, ma domani me ne annunciano un altro da 20 ore, lo compro, mi conosco. Esatto. E le statue invece? No, le statue no, basta, anche perché inaspettatamente praticamente quest'ultima generazione mi sono, diciamo, abbastanza convertito al digitale e non l'avrei mai detto, cioè se ci fosse qua sul palco il me stesso di 15 anni fa probabilmente mi prenderebbe a scarpate in faccia. Ma quanto è comodo non alzarsi per cambiare gioco però dal divano? Ma non è tanto. No, è quello, è quello. No, no, sì, sì. No, su quello mi ricordo ancora la diatriba col gatto quando è uscito Final Fantasy XIII, che se non ricordo male su PlayStation 3 era uscito su un unico Blu-ray, mentre su 360 era su due o tre DVD, no? E mi pare che lui lo acquistò per PS3 proprio perché disse vabbè figa, e così non mi devo più alzare per cambiare il disco, perché l'avevo riempito di parole. Ma che cazzo dici, figa, su un gioco da 60 ore cambiare un disco ogni 20 ore di gioco non mi sembra. Poi quando però scollini che diventi anziano, che anche esatto, alzarsi una volta in più. Allora ti dico la verità, intanto che rispondevo, non è tanto il non cambiare disco, ma è, cioè, la funzione dell'Xbox che mi consente di col quick resume che l'è, di poter frizzare dei giochi, diversi giochi, e poterci accedere senza tempi di caricamento. Quello lì sì, quello lì mi piace, però indipendentemente da quello è proprio la questione innanzitutto del digitale, specialmente su Switch, che spesso fanno offerte e porti a casa del bello anche a pochi euro, anche perché poi giocando molti più indie rispetto ad anni fa, vabbè, l'indie lo compri digitale e lo compri su Switch o su Limited Run. Cosa ne pensi della Limited Run? Cos'è la Limited Run? Cos'è? Non sai, quelli che stampano gli indie in edizioni limitate, tipo? Praticamente tutto, giusto? Sto sbagliando, perché poi anch'io sto diventando un po' boomer, non è che sono alzi proprio... le mani chi conosce Limited Run?
Attenzione, mi sento un po' meno boomer ora questo mio. Cancelliamo gli ultimi 30 secondi. Ci sono altre domande? Eccolo lì. Ciao, sempre rimanendo sul tema del digitale, hai raccontato che su Twitch, YouTube, delle tue avventure con Avo, comprando i giochi UK su Zappi. Adesso buonanima Zappi. No, buonanima Zappi, non Avo. Zappi, non Avo. No, adesso col digitale c'è la possibilità di comprare chiavi su vari store, Neva, G2A, Instant Gaming, anche usando VPN, quindi comprando chiavi dall'Egitto, dagli Stati Uniti, dall'Argentina e risparmiare un bel po', esatto. Quindi insomma volevo chiederti, cioè, se te la vedi come un'evoluzione di quello che facevate voi magari 10 anni fa e, insomma, sì. Allora, è un'evoluzione nel senso che consente di risparmiare in maniera veramente importante. Il problema è che l'unica volta che l'ho fatto io mi hanno hackerato l'account di Netflix. Quindi, cioè, la combinazione è stata troppo... No, perché ho comprato tipo la domenica, cazzo, lunedì non mi va più Netflix. E quindi ho detto, qua c'è qualcosa che non va, passando finché da Egitto, Turchia, insomma. Allora, è vero che risparmi, però occhio perché potrebbero succedere dei problemi, ecco. Per risparmiare quei 3 euro poi, dai. Che cazzo 3 euro, no, perché a distanza di... Oh, quando è uscito Alan Wake? 2. Quindi, cioè, l'ho comprato, che è stato poi il gioco che mi ha fatto brasare l'account di Netflix. È colpa di Alan Wake 2, quindi? No, è colpa dei turchi. È sempre colpa. Vabbè, figa, l'ho comprato 2 o 3 settimane fa, ho pagato 13 euro. Di merda. Ti ho finito la birra, maledetto. Porca miseria, adesso abbiamo quasi finito, quindi non possiamo andare a prendere un'altra, ovviamente. E lui sta sempre riprendendo, ti ricordo. Ho visto una mano alzarsi lì, attenzione, non è vero? Non è... No, no, era fatti vedere la birra finita. Vado io. Eccolo. Ciao Marco. Ciao. Intanto sono molto contento di vederti da qui. Bene. Mi fa piacere vederti energico. Certo, nonostante tutto. Ti avevo mandato prima del caro Farenz di Scream una mail. Non so se l'hai vista, se si è persa. Volevo un consiglio perché praticamente non ci ho mai giocato il gioco di Sonic per l'Xbox, che sia la per parte, l'Xbox una 360, e anche se non posso raggiungere One o 360. È un po' un problema secondo me. Allora, Sonic Frontiers è uscito sulla One, allora ti direi quello, perché è un gioco che, nonostante le mie aspettative che fossero zero, perché per me Sonic è nato e dovrà morire in 2 dimensioni, quando ho cominciato Sonic Frontiers ho detto ma, giocandoci mi sono ricreduto, cioè è un bel gioco. È un bel gioco perché riesce nelle 3 dimensioni comunque a mantenere quello che è sempre stato lo spirito di Sonic, sia con delle fasi in 3D puro e con open world e tutto quanto, che se vogliamo in questo Sonic particolare ci possono stare, ma anche con delle fasi purtroppo forse un po' rare all'interno di tutte le ore di gioco che ho dedicato su Sonic Frontiers, un po' vecchia scuola. Quindi io ti consiglierei di giocare quello. Grazie. Mi trovi d'accordo, fra l'altro, incredibilmente è uno dei pochi giochi che sono riuscito a giocare recentemente ed effettivamente era molto bello. Se abbiamo altre domande, attenzione. Una nuova domanda. Non è una cazzata. Però deve essere almeno al livello di quella, al posto più strano dove hai fatto la cacca, se no no, eh. Allora no. Ciao, sono Charles. Volevo chiederti se ti vedi come videogiocatore fra 20 anni, quindi ricordiamo a 60 anni, te lo ricordo?
no, magari saranno 62. Ok, sopra i 60 anni. E come immagini che sia il mondo videoludico fra 20 anni, se non mi toccano il culo intanto. Ok, vabbè, è irresistibile. Videogiocatore tra 20 anni? Mi auguro di sì, anche perché, cazzo, spero tra 20 anni di avere un po' più tempo, ok? Su come sarà il videogaming tra 20 anni invece non mi esprimo, perché anche solo negli ultimi, cioè, da una parte ti dico, suppongo che sostanzialmente sarà come sarà oggi, perché difficilmente vedo delle grandi, cioè, io avendo cominciato a videogiocare 35 anni fa, cioè, sostanzialmente siamo ancora con in mano un pad e guardando un televisore, non credo che subirà delle grosse variazioni da questo punto di vista. Tuttavia, nel corso degli anni abbiamo visto delle deviazioni, a volte durate un po', a volte durate pochissimo, però comunque magari delle vie parallele. Banalmente penso alla realtà virtuale, penso a quando c'è stata la mania per i controller di movimento, la mania per i giochi musicali. Insomma, il videogame nel corso degli anni potrà proporre sempre più modalità di intrattenimento, ma di base sarà quello. Il VR2 non l'hai preso, vero? Al cazzo. Scottato dal primo, non mi sono fidato, ma a parte i discorsi di nausea e via dicendo, non mi sembra che Sony si stia comportando in maniera meravigliosa di fronte a coloro che hanno speso 600 bombe per comprarlo e non è che abbiano tutto questo parterre di giochi disponibili. Almeno per ora. Come il primo, fra l'altro. Cioè non... Il primo magari col tempo, magari un po' la novità. Con molto tempo. Insomma, speravo che partissero un po' più col botto, cosa che invece non è avvenuta. Capito? Tu Victor, hai delle domande? No. No? A che ora andiamo a mangiare? Sì, ma la domanda ce l'ha, vedi che ce l'ha, ero sicuro che ce l'avessi. Ho seguito la top, ho visto che hai messo in i posti Vampire Survivors. Ale? Io sono d'accordo. No, più di 80 ore su Gigi. Non fate il hipster, per cortesia. Ok. Volevo chiederti, quanto ti sei pentito di averlo avviato la prima volta? Perché io tanto, tantissimo. Perché sai cos'è la cosa bella? È che l'anno scorso, esattamente su questo palco qua, stavo giocando a Vampire Survivors e magari l'avevo cominciato, non so, da 10-15 ore. E dicevo, è un gioco di merda, sì, ma sì, è sì, una droga. È vero. A distanza di un anno, dopo 90 ore che ho passato su quel gioco di merda, continuo a dire che è un gioco di merda, ma è veramente geniale da tanti punti di vista. Certo. Innanzitutto dal punto di vista della droga, della suefazione, diciamo, che provoca nei videogiocatori. E anche nella banalità del gameplay, tuttavia non sono mai riuscito a staccarmi fino al momento in cui ho detto basta, adesso basta. È un gioco di merda, però anche l'eroina fa schifo, pure. Però qualcuno è fan. Sì, assolutamente. Un applauso ai fan dell'eroina. No, no! Va bene, allora noi, se non ci sono altre domande, noi abbiamo finito e siamo anche in orario, siamo perfetti. Più bravi di tanti altri. Tu hai anche il meet and greet o il meet and greet ce l'hai? Vediamo. Non mi ricordo. Dobbiamo guardare il programma sul telefono. No, ce l'ho. Ah, ce l'hai? Ok, allora. Non ricordo a che ora. Ci guardiamo subito. Qualcuno lo saluta. 4:30, quindi adesso lo potete seguire fino nell'altro padiglione, di fianco al palco, quello grosso. Sì. E vi potete fare anche le domande di persona, quindi mi raccomando Victor, se hai altre domande gliele puoi andare a fare là. Bene? Bene così. Grazie a tutti ragazzi. E ci vediamo l'anno prossimo, sempre qua. Ci vediamo qua l'anno prossimo, ciao. Ciao ragazzi, grazie. Allì. Bell'applauso un po' forte, fateglielo prendere, che dopo per un anno non li prende più.